Ok, salve a tutti ragazzi. Oh, pff, che cazzo è stata stala ah, Antivirus di merda. Ok, salve a tutti ragazzi. Ah, antivirus. Premetto che questa puntata manco ci dovrebbe essere. Perché sono io da solo come un PC-Ridoo. Evidentemente ho impostato male gli FPS di Fraps. E datemi un secondo. Che insomma. Uh, ok, dovrebbe. Uh, ok, posso. Allora raga, eh, non ci dovrebbe nemmeno sta. Perché? Sabato non abbiamo potuto registrare io per i cazzi miei e Alberto perché ogni sabato c'ha le lezioni di volo che lui è malato e guida ieri. Non chiedete perché, c'ha cioè, la passione, Ci sta, ci può sta. quindi raga, eh, non ci abbiamo proprio avuto il tempo materiale di registrare e eh, eh, anche perché questa sera, voi dite, vabbè, allora, scusa, registrate dalle 10 in poi come fate ogni volta. Non possiamo. Perché domani, domenica, voi state vedendo questo video oggi, che è domenica. E, cioè, per il mio oggi è sabato. Comunque, domenica, noi, ora, in questo momento, stiamo giocando contro il Napoli. A ah, Napoli! E noi siamo di latina. Quindi ci siamo svegliati alle 6 di mattina alle 5.45 fate come vi pare abbiamo preso il pullman e siamo andati a giocare a Napoli e quindi siamo andati a dormire alle 10 no però non abbiamo avuto il tempo di leggere se sì, alle 10 poco più ragazzi vedete voi alle 6 di mattina Dio buono. comunque premettendo questo io ce l'ho adesso un po' di tempo per diverse cazzate quindi vi voglio fare una puntata di 5 minuti giusto per far vedere che l'impegno ce lo mettiamo e eh, insomma, eh, vi faccio vedere quello che faremo nella Koala Craft Allora, premettiamo che eh, tutta l'energia che abbiamo sarà di tipo MJoule, che è quella che eh, viene barattata meglio, ovvero un MJoule. So, tipo 5000 euro che so della, della Industrial Craft. E quindi che ne so, tu produci 2 MJoule, produci molti più € che MJoule. Cioè, delle industrial craft devi fare quelle cose massive Mentre delle, della, della thermal expansion non serve Allora, premettiamo che eh, questi qua Questi tipi qua Questi tipi loschi qua Yo yo yo, rapa, Questi tipi qua sono dei cubi di energia Quindi sono dei magazzini di energia Questo qua ha 400.000 RF Che dovrebbero essere un tot di MJoule. Non so più o meno quanti però se è RF è abituato uguale è comunque un'unità di misura: 2 milioni, 10 milioni, 50 milioni. No, sì, 50 milioni. Allora, quindi questo qua è il migliore. Naturalmente è il più difficile da craftare. Gli Enderium. Non ci pensate nemmeno. Quindi, che vogliamo fare noi? Noi vogliamo fare un sistema di eh, energia per tutta casa. Metteremo, che ne so: una ventina di cubi. No. 9, 9 cubi tipo di questi qua che sono più facili da craftare Portaci di che ha fatto sta mod Porca troia Vabbè comunque di questi qua E metteremo l'output eh, L'output <ride> Volevo dire L'output lo, lo mettiamo su tutti quindi tutto arancione, tutto arancione, tutto arancione, tutto arancione tutto arancione, tutto arancione, tutto arancione, tutto arancione Ma che cazzo sto a fare? Ok, ok Si è bloccato? Si è già bloccato? Eh? No uh, Ragazzi ho problemi col pc Non chiedete perché, non chiedete per come Sto pure male dove devo andare a giocare Bastardi, infami <ride> Si ok. Uh, quindi, 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 quindi dovrei aver messo tutto a posto. Vabbè, comunque, per fare l'esempio, dal blu entra l'energia, dall'arancione esce su su, Pettiamo, Prendiamo questi qua per farlo realistico. sono quelli schifosi. Quindi, noi da questa parte, Contate che sotto il sottosuolo di Atlantide ce ne saranno 2 miliardi di cosi quindi, da una parte, da dove entra l'energia ci sarà, che ne so, una sfilza così. Una sfilza T così, i magmatic. messi così, 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 e così. E che ne so, prendiamo gli opagli. Eh. Questa è una cosa bellissima che ha implementato la ThermalCraft. Vi ricordate i liquiduct, Ma si chiamano fluiduct. Vi ricordate che cazzo serviva? L'Hardnet Glass, che ci vuole un macello per farlo. Ora hanno fatto quelli opaci. Che non serve! Basta un po' di LEAD. Passa la paura. Quindi usiamo quelli opaci. Opaci significa che non si vede il liquido. Capirai. Una cosa che sta messa in mezzo alle mura. Sai che cazzo! Non è fottente del liquido. Quindi, mettiamo che ne so, tutti i tubi così caso esempi, eh. naturalmente poi nell'Atlantide nell lo facciamo 20, 30, 40, 50, 60, 120, 962, 424 milioni miliardi di 25 esimi volte e qua sopra ci mettiamo un tank e un undertank. Allora ci mettiamo questi qua che sono dei tank fighissimi, vi faccio vedere subito. Il liquido che inseriamo si distribuisce in base a come è formato il tank. Poi, uh, qui, 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 qui uh, mettiamo questo con la valvola girata così. E uh, dal nether prenderemo quantità impossibili di lava che andranno dentro gli AGGT qua e alimenteranno tutta la nostra riserva di energia. Che però andrà un po' di qua, sale sopra, sale sopra, sale sopra, sale sopra. Sale sopra Mettiamo così e ci mettiamo il laserone. Che per far vedere, perché ce l'abbiamo anche nell'Atlantide. Nell e ci mettiamo il laserone, ah sì, si sì, possono mettere pure così. Sti cosi. Sì. Non lo fate a casa, però. <ride> Poi, invece, una parte va al, allo smistamento chest. Perché non so chi di voi lo sa. Però la logistic pipe. Per far funzionare i tubi serve questo. Tac. Si caricherà di energia. L'ho messo dalla parte sbagliata. Vabbè. Allora, aspettate un attimo. Quello è di qua, quindi dovrebbe essere questo. 6 Si car... No! Oh! Mettiamo il creative, regà, Il creative ha energia infinita e ha, solo, c ha, c ha tutti eh, settati come output. Tanto non so che ci deve entrare qua dentro, perché l'energia è infinita. Infinita! Infinita! Ok, e si caricherà... Mazza quanto è lento. Poi metteremo... Vedete? Diventano nerdi. Se invece noi li mettiamo semplicemente così, manca qualcosa. Gli manca un pezzo di se stesso. Ecco. Ok. E Poi tramite anche crafting, e queste cose qua facciamo tutto fatto bene. Anche se sarà abbastanza difficile perché non la usa, usa troppo bene con mod. Mi, mi piglia un po' male. Quindi niente. Ok, raga. Quindi spero che capiate i nostri problemi. E non penso che lunedì ci sarà una puntata. A meno che non registriamo. Facciamo un video amatoriale di noi che facciamo la partita. Se sto cazzo. No, raga, non c'è sta niente. mi dispiace? E per problemi c'è cioè, abbastanza pure insomma. È tosta fa. Magari voi pensate che io registro così e carico su YouTube e ci mette un secondo. Se vedevo dei tempi ci cioè, rimanete male Perché. Che ne so, noi ci mettiamo 25 minuti per fare una puntata Che poi dura 20 eh, Fammi un po' dei tagli. Poi Nell'editing, quindi facendo un po' di tagli. Nell'editing ci si mette di più. Nel senso che. Eh, queste cose sono caricati tutti. No, perché allora l'ho. Oh, no, no, non devo pensare a sto cazzo di cosa. Allora, nell'editing, magari ci mettiamo di più, metti l'intro, fai così, taglia qua, taglia quest'altro, metti la musichetta sottofondo, anche se non succede quasi mai. E queste cose qua, e si perde tempo. Poi sì, io ho l'i7 e tutto quello che vi pare. Quindi ci metto poco a renderizzare. Sto cazzo, ci metto comunque 30-40 minuti a renderizzare. Perché sono comunque video abbastanza pesanti, quelli di Minecraft. Esce 250 mega di video Poi che ci devi fare? Lo carichi su Youtube Io che vivo in mezzo ai lupi C'ho di upload 0.3 0 schifo Non ho upload cazzo Non, non tengo upload Ciccio Ciccio Non tengo upload Capito? E quindi Cioè è tosta raga Poi vabbè pianifichi E tutto Raga Spero che lo spoilerone vi sia piaciuto e aspettatevi solo di trovarlo nell'Atlantide. Ciao ragazzuoli!